È iniziato a San Francisco Xochicuacla, nello Stato del Messico, il primo festival mondiale delle ribellioni e delle resistenze contro il capitalismo. Una comunità questa in lotta contro l'autostrada che si vorrebbe costruire da qui, da Città del Messico a Toluca. Ad aprire il festival l'arrivo della delegazione dei familiari di Ayotzinapa, dei 43 studenti spariti per opera del narcostato più di 2 mesi fa. Una affollatissima assemblea, più di un migliaio diciamo, di partecipanti, è aperta dai saluti della comunità di San Francisco. Consejo Supremo Indígena Xochicuautla. Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas de diferentes naciones indígenas de México. Hermanos de todo el mundo que hoy nos visitan, la comunidad Otomí y el Consejo Supremo de San Francisco Xochicuautla les da la bienvenida. Molti gli interventi di diverse comunità per dire che le lotte dei popoli indigeni in difesa dei beni comuni contro il saccheggio sono le lotte di tutti noi. E poi intervengono i familiari degli studenti di Ayotzinapa. Pues seguimos luchando. Yo con los muchachitos que nos faltan los 43 y vamos a seguir adelante aunque nos cueste la vida. Y muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Davanti al palco 43 sede vuote per ricordare gli studenti scomparsi, così come simbolicamente le ZLN ha voluto lasciare il proprio spazio alla delegazione che viene da Ayotzinapa. Gli zapatisti infatti ci sono, ma sono invisibili, sono mischiati a tutti gli altri in questo primo momento di incontro che si conclude come sempre nelle comunità con la festa che durerà anche in questi 2 giorni di compartizione e condivisione.